Non avrei... Stronzo, eccone un'altra. Era meglio bene. Senti, ora dimmi una cosa sola. Perché mi hai fatto mettere tutta in ghigli? Beh, prima di tutto per intonarti all'ambiente. No, voglio dire che... Che se dovevi dire a tutti che sono una puttana, perché non mi hai fatto mettere i miei vestiti, ok? Perché con i miei vestiti, quando qualcuno come quello Stacchi mi si avvicina, lo sistemo io, sono preparata. Mi spiace tanto, non sono affatto contento di Stacchi per quello che può aver detto o fatto. Ma è il mio avvocato e lo conosco da 10 anni. Credeva che fossi una specie di spia industriale, un paranoico. Sei il mio ruffiano? Credi di potermi passare ai tuoi amici? Non sono il tuo giocattolo. No, non sei il mio giocattolo. So che non sei il mio giocattolo. Vivian, sto parlando con te. Torna qui. Odio puntualizzare l'ovvio, ma sei di fatto una puttana e sei una mia dipendente. Io non sono roba tua, ok? Dico io chi? Dico io, quando? Dico chi? Io rifiuto di passare gli altri 3 giorni a litigare. Ti ho già detto che mi dispiace. Chiuso l'incidente. Non ti avessi mai conosciuto. Non fossi mai salita sulla tua vacca macchina. Neanche avessi avuto da scegliere fra tante migliori alternative. Non c'è mai stato nessuno che mi ha fatto sentire tanto in basso come te oggi. Abbi pazienza, mi riesce difficile crederci. Dove vai? Voglio i miei soldi, voglio andare via da qui. Mi dispiace. Io non ero preparato a rispondere a domande su di noi. È stato stupido e crudele. Non volevo. Non voglio che te ne vada. Finirai la settimana. Perché? Ti ho visto parlare con David Morse. Non mi è piaciuto. Stavamo solo parlando. Non mi è piaciuto.